Bella a tutti ragazzi, benvenuti, sono Mighty Mars e siamo oggi su Satisfactory. Allora, prima di tutto voglio annunciare una cosa per quanto riguarda una tosse, per quanto riguarda il canale, che le live adesso saranno in simultanea, non sarà più come prima, che io prima facevo prima la live su Twitch alle 5 e mezzo e poi la postavo su YouTube il giorno dopo alle 2. E adesso saranno in simultanea, quindi quando farò la live alle 5 e mezzo sarà sia su Twitch che su YouTube, però resterà sempre il fatto che ogni tanto se morirò, che ogni tanto continuerò a mettere su YouTube qualche gameplay tipo questo qui di Satisfactory, dato che il live mi lagga faremo, e quindi quando avrò dei problemi, diciamo, di live con qualche gioco, farò dei gameplay unicamente per YouTube. Allora, quindi, ricapitolando, da ora in poi live sia su YouTube che su Twitch alle 5 e mezza in simultanea, più su YouTube i gameplay dei giochi che in stream magari mi laggano, tipo questo. Quindi, chiusa parentesi, ragazzi, andiamo avanti. Ho fatto un po' di cose dall'ultima volta. Prima di tutto ho pavimentato tutto, e quando dico tutto e molto. Cosa ho fatto? Ho fatto parecchie cose in più, parecchie cose in più. Anzi, facciamo una bella cosa, facciamo una bella tovetta. Voglio la tovetta. Poi la leveremo, tanto per farvi vedere dove si sale. Non ci sono le scale, eccole qua. Allora, sembra dall'altra sembra molto più piccolo. Praticamente noi adesso stiamo facendo quasi tutto, poi si espande anche qua giù, vedete, qua giù ce n'è altro, qui c'è un'altra scavatrice. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi di qua ce n'è un'altra 7, poi in fondo a 1000 metri ce n'è altri 2. Quindi sono un bel po', ma ammazzati. Allora, noi praticamente cosa stiamo producendo? Stiamo producendo va bene, una mira rinforzata. No, vi faccio vedere le cose più efficienti. Diciamo che ultimamente ho sviluppato il discorso dell'acciaio, e l'acciaio si fa con ferro e carbone. Quindi vedete qua già arriva il lingottino d'acciaio, qui viene splittato perché di qua viene lavorato per fare lo steel bimbo, viene fatto qua lo steel bimbo, e qua viene fatto il tubo d'acciaio. Poi quando saranno pieni questi due si riempirà anche questo. In realtà non volevo che me le prendesse da qui, in realtà me le prende, quindi va bene. Diciamo che una volta che saranno pieni questi due magazzini mi riempirà anche questo, ok. Purtroppo ci sono certe cose che non posso replicare, perché noi la lamiera, va bene, la barra, lingotto, filo, il cavo, calcestruzzo, viti, lamiera, rotore lo facciamo pure quello, il telaio lo stiamo facendo, lo steel bimbo lo stiamo facendo, il tubo d'acciaio lo stiamo facendo. Ci manca questo qua, che industrial beam, perché praticamente vuole il calcestruzzo. Purtroppo il calcestruccio lo stiamo facendo, perché sono così rincoglionito, lo stiamo facendo, però è lontano da qui in fondo alla base. Se io ora devo fare tutti i giri per unire lo steel bimbo e il calcestruccio, e diventa, perché non riesco a dire calcestruzzo, per me è calcestruccio, e praticamente devo fare dei giri che li faccio a mano per il momento. Però poi c'è questo statore, che non ho capito che minchia è questo statore,
vuole il tubo d'acciaio e rame, anche rame sta un po' lontano da qui. Dovrei cambiare parecchie cose. Tipo, dovrei allora spostare tutta la fabbrica del rame di qua. Perché sto già facendo i cavi e il filo in produzione, c'hanno già i magazzini pieni, quindi dovrei spostare tutto, compreso i magazzini. È un po' un casino, ragazzi, però nello statore, statore sì, lo potrei anche fare. E il motore, però potrei fare, no, anche questo, il rotore è laggiù, io il rotore lo sto facendo laggiù. Cioè, dovrei partire da quel magazzino là, fare tutto un tapiro là che va qui, sale quassù, tipo questo. Sale quassù, farlo arrivare qui, per poi unirci questo qui, avendo cambiato tutto il discorso del rame qua. È un casino. Il problema di questo gioco, ragazzi, che a me piace molto. Però il problema di questo gioco è che per unire varie risorse, siccome non è che le abbiamo tutte vicine, perché per esempio, per dire adesso, se avete notato una cosa, ragazzi, non abbiamo più biomassa, non abbiamo più generatori di biomassa. Come potete vedere, qui sta funzionando tutto e non c'è un generatore. Ragazzi, se ci avete fatto caso, non c'è mezzo generatore in zona. Perché sono tutti a 1000 km. Io ho due generatori a carbone, perché adesso stiamo utilizzando, persino questi qui della base sono spenti. Questi sono i due principali della base. E vedete, sta funzionando tutto. Allora, questo è fermo perché è pieno qua il magazzino. Però sta funzionando tutto. E praticamente funziona con le centrali a carbone che sono a 1000 metri da qua. Quindi noi adesso andiamo a farci una capatina. Allora, aspettate, non ho messo la rampa, ma vi faccio vedere un po'. Ora, se eravamo in live, ragazzi, magari queste cose le facevamo insieme. Purtroppo in un gameplay più di 20 minuti non vorrei fare, anche perché sennò diventano... Ovviamente deve essere un pochino più corto di una live, assai più corto di una live, e quindi non posso fare grandi cose insieme a voi, mi dispiace, mi tocca farlo off camera. Vedete, io per esempio qua, per fare l'acciaio, cosa ho dovuto fare? Ho dovuto fare un altro magazzino di carbone, o come si chiama questo? Stazione dei camion, che vabbè, magazzina carbone, perché qua ho fatto praticamente la fonderia, quella più avanzata, che è questa qui, ragazzi, ve la faccio vedere. La fonderia, quella più avanzata, che si fa con questi materiali qua, l'industrial beam, i tubi d'acciaio e il calcestruccio. E praticamente è utile perché è una fonderia praticamente doppia e serve per l'appunto a fare l'acciaio, altrimenti non potete fare l'acciaio con quella basica, perché quella basica fa solo o ferro o rame. Questa fa ferro, rame, fa praticamente carbone e ferro insieme. E vedete, qui va con l'acciaio, tacca e arriva fino in fondo. Adesso il problema è che le macchine, pensavo che io passassero sotto, invece non ci passano, quindi dovrò studiare una maniera per lasciare il passaggio libero. Praticamente, per lasciare il passaggio libero devo fare l'inverso, devo portare questo qui da questa parte e tutto questo ambaradan qui lo devo spostare dalla parte di là, ovviamente. Qui vabbè, il magazzino, anche se non lo facevo, era uguale, è inutile. Sono fissato con magazzino. Però anche qua è abbastanza inutile, pensavo che si riempisse la linea. Quindi dovrò fare, per far, perché siccome abbiamo
l'altra stazione a 1000 metri da qua, che è quella dove, perché qui il carbone non c'è, ragazzi, il carbone lo trasporta. Qui è pieno perché un paio di viaggi se li è fatti. Poi ho costruito tutta questa rampa qua, tutto questo tapirolan qui, e non ci passa più, sono rimasti imprigionati. Quindi devo spostare tutto, fare l'inverso praticamente, perché io pensavo ci passassero sotto facendo quella più alta, e invece no, anche se in realtà si può alzare ancora di più. Si potrebbe anche provare, dopo proviamo, ragazzi, che si passa sotto. Però ripeto, è molto carino questo gioco, però ci sono certe situazioni che poi si incasinano un po' troppo, perché comunque abbiamo le risorse abbastanza lontane. Anche qui ho dovuto mettere tutti i cavi, vedete? Perché altrimenti avrei dovuto fare la centrale dove ero io, quindi fare avanti e indietro con i trattori. Che si può anche fare, però per esempio qua, essendo un percorso stretto, più di uno non ce ne passa. Io non potevo. No, cazzo! No! Merda! Mi tocca eliminarlo. Vabbè. Se lo rifacciamo però no, non si ricarica più, perché si ricarica solamente alla stazione il carburante. Che poi anche il trattore va a carbone, eh. Quindi vabbè, tanto siamo arrivati. Quindi, essendo questo passaggio abbastanza stretto, più di un trattore alla volta non ci passa. Se io faccio un percorso per due trattori, se poi si scontrano praticamente qua sopra, non ci passano, si bloccano. Quindi io posso fare avanti e indietro solo con un trattore. Essendoci un percorso così stretto, vedete che questa è la centrale elettrica, si può dire. Qui c'è la stazione dei camion, però sta caricando. Sì, oddio, sta caricando un po' lentamente perché è già un bel po' che il camion non passa perché è bloccato laggiù dai tapirolan. Pensavo fosse più carico, invece no, e sono ben. Però questo è fermo, perché è fermo? Uno va di qua, ok, e uno dovrebbe però continuare di qua, giusto? Perché di qua non continua a metter dentro? Forse perché è per questo? Credo che questa entrata sia per il carburante, e invece questo in magazzina, e questo serve per far uscire. Ok, quindi ragazzi, qui abbiamo queste centrali a carbone che sono enormi, vedete? Questa già ho overlockato, fa 186 compreso anche quell'altro, quest'altro qua, che anche questo è overlockato. Per fare queste frammenti energetici bisogna prendere la lumaca, quella lumaca fosforescente, e lo trasformo in frammento energetico. Quindi noi consumiamo da. Dipende, perché alcuni macchinari sono fermi. Io ho visto anche un 84 prima, comunque consideriamo 90, picco massimo 90, siamo a 186, quindi diciamo che per il momento possiamo andare avanti abbastanza bene. E quindi con solamente due di questi riusciamo per il momento a tenere banca a tutto, e ci avanza ancora sempre un bel po', perché anche se fosse 90, mettiamo il picco massimo in 90, abbiamo ancora altri 90. Non è male. Quindi, ok. Allora facciamo un altro mezzo per tornare indietro. Meno male che c'ho
botte di materiali. Vedete, lui adesso mi carica, mi fa il carico, anche se io non, in realtà non gliel'ho chiesto, mi svuota tutto, mi carica anche la macchina. E questo è quello che dovrebbe fare in automatico. Ora non è in automatico perché di là non ci passa più, quindi bisogna un po' modificare le cose. E ora, prima di selezionare il percorso, voglio sistemare laggiù. Però vabbè, intanto abbiamo fatto un carico, poi andremo di là e lo caricherà comunque. Praticamente stiamo facendo manualmente quello che si può fare in automatico. Qui ci passiamo abbastanza precisi, vedete che io qua, se ci sono due veicoli che fanno avanti e indietro, di qui in due non ci passano. Quindi io per il momento, per il discorso elettricità, penso di averla risolta abbastanza bene. Il problema rimane degli assemblamenti, quelli un pochino più particolari, perché la calce sta abbastanza lontana, il rotore lo sto facendo ma sta abbastanza lontano, e a me fare dei tapirulan che sono chilometrici non è che mi piace tanto. Mi piacerebbe avere tutto organizzato a portata di mano senza troppi rigiri, perché per esempio il tapirulan, anche questo qua che abbiamo fatto, che è abbastanza lungo, ma dà anche abbastanza noia, perché vedete, io qua non posso entrare. Non posso entrare. Quindi qui noi dovremmo, per forza, io ci passo. O almeno che, aspettate un attimo, proviamo a fare una cosa, ad alzare ancora questi per il percorso che ci interessa. Perché io questi qua, se io ho provato prima, se io faccio così, li alzo ancora di più. Quindi, a regola, potrebbe forse essere una soluzione senza spostare tutto. Vediamo un po'. Potrebbe, sembrerebbe di sì. Qui si può anche tornare bassi, tanto no, non dà fastidio. Vediamo un po' se ci passa adesso. Se no lo alziamo ancora, eh. Sì. Ok, sembra che l'abbiamo risolta. Quindi adesso lui caricherebbe, ok, vedete, stato del caricamento della stazione del camion, boom, ha buttato tutto dentro ed è pieno. Poi sinceramente non so, essendo pieno, non so se quello, perché lui fa un carico, se qui è pieno il carico che rimane, perché se prende per esempio 1000 unità e quindi scarica 500, le altre 500 dove vanno a finire? Non vorrei che andassero perse. Questo è un po' un dubbio che ho. Però adesso gli possiamo fare il percorso, così vedete anche come fare il percorso con i camion. Invia registrazione. L'altra volta, se vi ricordate, avevamo, porca boia, avevamo tentato ma non ci eravamo riusciti. Ecco, ma al solito, quando vuoi fare una cosa non ci riesce mai. E bisogna fare andata e ritorno, eh. Io invece pensavo che bastava fare l'andata, poi il ritorno faceva copia e incolla e tornava indietro da sé. Invece no. Quindi diciamo che per essere lontani, penso che questa sia la soluzione migliore. Trattori è anche la soluzione migliore, fare un collegamento con i pali in modo tale che si evita un viaggio fatto con i trattori, altrimenti ne dovrei fare un viaggio per il carbone per fare l'acciaio e un viaggio
Non vedo una ceppa, ragazzi. È un viaggio per il carbone alla base. E non lo posso fare. Quindi questa secondo me è la soluzione migliore. Quindi lui adesso va qua. Tacchete. Si ferma. Lui scarica quel poco che ha e ricarica anche il veicolo. Ok. E tacchete. E ora andiamo via. Se poi voi avete la possibilità di passare in una strada che è larga, potete fare anche quanti viaggi volete con quanti trattori volete. Basta magari fare il passaggio da un'altra parte, problemi non ce ne sono in questo caso. Poi se si bloccano, io non ho voglia di stare a controllare tutte le volte se si bloccano l'uno con l'altro, non ci ho voglia, preferisco farne uno solo, però sto tranquillo. Anche se, ripeto, non so se una volta che lui fa il carico, se non lo de deposita tutto, il resto dove va a finire? Io penso che lo bruci. Non sarebbe una bella cosa. O il resto potrebbe anche restare nel camion, perché non credo che ci sia modo di vedere le risorse che rimangono nel camion. Sarebbe una bella cosa poter controllare le risorse del camion. Adesso faccio così, piano, tacchete, lui scarica. Ok, adesso faccio termina la registrazione e attiva pilota automatico. Adesso lui, vedete, fa avanti e indietro da sé e non si dovrebbe bloccare, però. Che ti blocchi? No, ci ha pensato sopra ma non si è bloccato. Forse, no, forse perché io qua mi sono fermato un attimino e quindi lui ripete anche le volte che mi fermo. Ah sì, perché mi ero fermato? Scusate, mi ero fermato un attimino qua e lui si è rifermato ugualmente. Poi questo non mi serve, quindi io questo lo lascio qua. Se devo andare a controllare qualcosa, non si sa mai. E questo bellino comunque, anche questa cosa che possiamo alzare il tapirulan quanto ci pare. Molto carino. Adesso posso passare di qua perché c'ho la strada libera. Cazzo. Secondo. Quindi niente ragazzi, io vi ho fatto vedere un pochino così come poter organizzare la base, come poter fare l'acciaio, come poter automatizzare con i trattori. Poi ripeto, le cose un pochino più distanti magari può essere un pochino più complicato, però finché, io questo me lo posso anche lasciare qua, poi qui faremo delle rampe. Poi ripeto, il rame lo potrei spostare da questo lato. Devo praticamente smontare tutto, perché io qui con il rame sto facendo il cavo e il filo di rame. L'unica cosa è che ho i magazzini pieni e romperò un po' le scatole con i magazzini pieni. E quindi la miniera là girerò da quest'altro lato, farò tutto da quest'altro lato in modo tale che ho
il rame a portata di mano da questo lato qui, e in modo tale che io posso fare lo statore con i tubi d'acciaio che sono in produzione. E l'unica cosa è che il motore lo farò manualmente e il telaio pesante lo farò manualmente, ragazzi, perché comunque non ho rame da non ho il rame laggiù. Non ho il rame laggiù, quindi preferisco fare lo stato del motore. Non so magari quanti ne se ne serviranno tanti di motore in questo gioco qua, però potrei anche portarlo qua con un tapirolarma, e non mi piace fare cose troppo rigidi, troppo complessi. Quindi prossimo obiettivo è questo qua, ragazzi, poi vedremo per fare per il discorso del telaio rinforzato. A parte che il telaio rinforzato ci vuole troppa roba, non si può fare. Però se non te ne richiede tante, qualcosa possiamo fare anche manualmente, non è detto. Poi l'ultima cosa che voglio farvi vedere, ragazzi, è gli obiettivi. Allora, qua livello 1 ci manca solamente le pareti, che io la base di per sé non l'aumento, le pareti non mi servono un granché, quindi magari le scale potrebbero anche essere utili. Però con le scale, invece di fare tutta la rampa lunga, però con le scale ovviamente se c'è la forza salire il veicolo non sale, quindi attualmente non mi serve. E abbiamo ancora da fare il quarto livello, che aumenta lo stoccaggio versione 2, che dovrebbe essere raddoppiato, 48 slot, ok, ottimo. E il nastro versione 3, che dovrebbe essere più veloce. A me il nastro veloce non mi serve tanto, una volta che la linea è piena, il nastro può essere veloce quanto ti pare, ma se la linea è piena, cioè per il momento non serve. Forse potrebbe servire per le linee lunghe, tipo questa qua dell'acciaio. Se c'è un tapirolan magari più veloce è meglio, però anche qua bisogna vedere la velocità di produzione, perché vedete che la linea non è proprio piena piena, c'è parecchio spazio, quindi vuol dire che se io velocizzo il tapirolan ma non velocizzo la produzione, serve a poco il tapirolan veloce. Quindi può servire e non servire. Poi una volta fatti queste ultime cose qui, sinceramente non so cosa succede, perché ricordo che il gioco è in accesso anticipato, quindi ancora tutto non c'è. Poi c'è il discorso dell'ascensore, che al momento io l'ho levato perché mi occupava un sacco di spazio, però l'ascensore, che è questo qua, ragazzi, al momento non è sviluppato, quindi noi mandiamo risorse non so dove, perché non te lo dice. Quando noi spediamo delle risorse non so dove nello spazio, però poi non ti dà niente, quindi questo deve essere ancora sviluppato. Io l'ho levato perché mi occupava spazio e basta, non avendo un secondo fine. E poi una volta che avremo sbloccati tutti e quattro i livelli, non so se questi qui si può accedere. Penso di sì. Però sinceramente non so se magari sono bloccati perché devo fare i primi 4 livelli, 5 compreso lo 0, oppure perché magari in accesso anticipato verranno sbloccati dopo. Può darsi persino che i primi 2 sono sbloccati e l'ultimo ancora no. Non lo so, comunque vedremo. Non mi manca granché, anzi, il rame abbiamo un botto. Comunque, ragazzi, a me questo gioco mi piace. Poi
può essere migliorato su tante cose. Per esempio, una cosa che potrebbero fare l'illuminazione in base per quando è notte, che sembra una cavolata, ma comunque è utile. Nel 2.5 ci manca il motore, giusto il motore, che era questo. Ma si potrebbe, facciamolo manualmente, vediamo un po'. Facciamo questo livello qui, ragazzi. Io più che altro oggi volevo farvi vedere un po' lo sviluppo della base un pochino avanzata, per farvi capire un po' come funziona il gioco, che poi non è difficile come gioco, è solo un discorso di se piace o non piace. Diciamo che tutto questo in 20 ore di gioco l'ho fatto, poi considerando anche tutti i vari tentativi, perché io poi ho dovuto, avevo la base praticamente tutta questa già fatta, tranne la parte dell'acciaio, ho rismontato tutto per mettere la pavimentazione che non avevo messo. Quindi comunque ci sono anche i vari tentativi con cui insomma si perde anche abbastanza tempo. Allora, quanti ne vuole per il motore? Aspetta, facciamo così, perché non c'è manco spazio. Allora, ne abbiamo, sì, che tanto non serve. Vedete, ovviamente farli a mano rompe le scatole, perché anche si fa abbastanza presto, perché io ho delle funzioni molto più lente rispetto a questo, perché sto facendo manualmente, specialmente per quando splittate i tapis roulant, la produzione si rallenta veramente tanto. Allora, manca il rame, però rompe un po' le scatole. Ovviamente se fosse totalmente tutto automatizzato sarebbe ottimo, però delle volte non conviene nemmeno, secondo me, anche perché poi diventa tutto un ingarbugliamento assurdo. Poi bisogna sempre vedere la quantità di rotore. Io vabbè, ce l'ho il rotore, lo fabbrico, però facciamolo, dai. C'è un magazzino, non credo sia pieno il magazzino dei rotori, ma sicuramente. Quanti ne voleva? 50. Ok, quindi possiamo fare ancora questo. Ok, mancano le viti. Va bene, così vi faccio vedere anche questa zona qua, che poi sono cose semplici, ragazzi, è solo questione di mettersi lì e aver la voglia di farle. Ok, queste praticamente sono due miniere di ferro, vedete, unicamente per il rotore. Ed è anche un bello spreco, secondo me. Poi dice va bene, si può splittare anche in due il tapis roulant e produrre qualcosa in più, però
si rallenta parecchio la produzione. Allora, vediamo un po'. Non bastano. Voglio andare a prendere altri tubi d'acciaio. A me come base piace abbastanza, la trovo carina. La cosa che a me piacerebbe è mi piacerebbe avere tutti i magazzini in fila, cioè fare tipo qui tutta una fila di magazzini per lungo, dato che la base è più lunga che larga, e fare tutti i magazzini qua in fila, dove il prodotto finale arriva tutto qua, ogni magazzino c'ha il suo prodotto finale, e io quando devo prendere una cosa li ho tutti qua, uno accanto all'altro, senza dover girare per tutta la base per prendere magari, che per esempio il filo di rame ce l'ho qua giù, l'acciaio ce l'ho laggiù, il ferro qua, le lamiere ce l'ho di qua, la calce ce l'ho di qua. Troppa roba sparsa quella. Mi piacerebbe avere tutto in fila, però dovrei rispostare tutto, sinceramente no. Dovrei rifare tutto completamente, no? Non c'ho grande voglia, sinceramente. Però ecco, magari voi se iniziate, pensateci, perché magari poi potrebbe tornare comodo questa cosa qua. Progettarla già con tutti i magazzini in fila. Allora, logistica 3. Non so come mai tutte le volte che faccio un upgrade parte questa astronave qua, non capisco dove va. E quindi noi adesso possiamo fare di nuovo la versione 3, e quindi anche il magazzino doppio. E servono l'industrial beam. Ok, ho capito. Quindi anche quelli andrebbero prodotti, perché io adesso poi cambierò tutti i magazzini a sto punto, e quindi ne servirà parecchio. Va bene ragazzi, io comunque direi di concludere questo gameplay qua, e spero che la mia base insomma sia di vostro gradimento. Se avete qualche consiglio, naturalmente ben accetto, e poi vedremo io se riesco a fare tutte le produzioni. Ovviamente le faccio tutte, però qualcosa di questo, anche questo si potrebbe fare, però è abbastanza lontano. C'è un po' da vedere, cioè un po' da vedere. Questo è fattibile. Questo, anche questo rotore, avete visto dov'è? Lontano. Non è che non sia fattibile. Il telaio modulare pesante magari eviterei, anche se le viti in realtà non ce l'ho lontane, perché sono qua, nemmeno questo ce l'ho lontano. Perché le viti sono qua, però sono già splittate. Quindi dovrei farne un altro, perché non posso sfruttare una linea già splittata. E il rinforzato dovrebbe essere forse di qua. È di qua. Quindi non sarebbe neanche lontano, però purtroppo una linea già sfruttata, perché è già sdoppiata. Perché va di qua per fare la lamiera, sia la lamiera rinforzata che pure sì, perché in realtà no, in realtà splitta questo. Ah no, le viti più che altro si splittano per la lamiera rinforzata e per andare in magazzino.
anche se poi alla fine non so quanto possono servire le viti singole. Quindi dobbiamo un po' vedere. Va bene, ragazzi. Io comunque vi ringrazio per la compagnia. Vi ricordo di iscrivervi su YouTube, sia su YouTube che su Twitch, se non siete iscritti, per le live e più YouTube per qualche gameplay random ogni tanto. Quindi vi ricordo l'appuntamento delle live su YouTube e Twitch alle 5 e mezzo e più su YouTube qualche gameplay random tipo quello di oggi. Quindi, ragazzi, ci vediamo. Oggi è sabato. Quindi ci vediamo oggi alle 5 e mezzo perché sto registrando che sono le 10, le 11 di mattina. Quindi ci vediamo oggi alle 5 e mezzo con la live su Twitch e su YouTube e poi lunedì. Ok ragazzi, alla prossima!